Cari amici di Vox Italia TV, benvenuti ad una nostra nuova intervista in occasione delle imminenti elezioni che si svolgeranno nel prossimo fine settimana. Abbiamo intenzione di farvi conoscere la classe dirigente di Vox Italia che si confronta con il voto popolare. Dopo la candidata Vox Italia nella regione Marche, candidata per la presidenza Sabrina Banzato, e adesso il turno della candidata di Vox Italia Cristina Barchetti, candidato sindaco a Bolzano. Ciao Cristina. Ciao, ciao a tutti, ciao. Cristina, io comincerei con il chiederti che clima si respira lì a Bolzano. È una competizione difficile? Hai buone aspettative rispetto al voto? Guarda, qui è una lotta, nel senso che i grandi sono grandi e quindi sottolineano ancora di più il nostro essere appena nati, però ci stiamo difendendo bene perché abbiamo deciso di fare una campagna elettorale particolare, proprio diversa da tutte quelle che ci sono in questo momento, quindi allegra, colorata e nello stesso tempo proprio mettendo al centro di tutta la campagna elettorale del nostro programma e tutto l'essere umano. Infatti il nostro slogan è per tornare esseri umani. Quindi insomma, cerchiamo di dimmi. Hai subito colpi bassi in questa campagna elettorale o è stata fondamentalmente corretta fino adesso? Allora, guarda, la stampa certamente, oltre un po' eclissati, un po' perché siamo piccoli, un po' perché forse non hanno neanche capito bene se possiamo essere pericolosi o meno, ecco. Quindi ci tengono un po' sotto controllo. Abbiamo avuto qualche, diciamo, io ho avuto una piccola difficoltà con il quotidiano locale, che in un articolo mi ha virgolettato ovviamente frasi da me non dette, facendomi passare per negazionista, no? Quindi insomma siamo i sovranisti visti in una maniera un po' così, da un lato. Ecco, per un attimo è andato via il collegamento. Ci sei, Cristina? Mi senti? Ecco, scusami, ho perso un attimo la linea. Ecco. Dicevo, da un lato tenuti sotto controllo, dall'altra visti proprio negazionisti. Però comunque noi continuiamo coerenti, corretti e divertendoci anche, perché alla fine ci vuole anche una. Quindi diciamo anche lì la stampa locale sta utilizzando lo stesso format che utilizza su un piano nazionale. Tutti i non allineati vengono bollati come negazionisti, sovranisti, ma anche quando tu precisi che non sei affatto negazionista, ma contesti la narrazione terroristica intorno al virus, loro non ce la fanno, diciamo, a cambiare schema, suonano sempre la stessa canzone. Ma guarda, non soltanto i giornali, non soltanto la stampa, ma anche la popolazione è un'impresa davvero difficile, davvero difficile. Allora noi abbiamo visto che ci sono quelli che stanno dormendo, che magari possono essere risvegliati, ma quelli che sono già morti, cioè quelli sono proprio morti, non c'è soluzione, ecco. Per cui la difficoltà è nella stampa, ma anche nella gente. La gente è talmente fossilizzata nel pensiero unico che non si riesce quasi neanche a destare, no? E quindi la difficoltà maggiore è riuscire a far capire quello che stiamo dicendo. Questa è la maggiore difficoltà. Poi noi continuiamo un po' alla volta e diciamo che qualcosa si muove. Hai l'impressione che questo martellamento mediatico ha colto nel segno, cioè la gente fa fatica ad uscire da questa realtà così costruita a beneficio dei soliti noti? Guarda, è impressionante. Cioè, io testiamo tutti i giorni questo virus mentale, perché a questo punto mi dispiace dirlo, ma farà più danni alla mente che al corpo, purtroppo. Non c'è, a volte viene da piangere. Vedo i bambini, da noi sono iniziate le scuole, le elementari, gli asili, stringe il cuore. Stringe il cuore perché hanno fatto una società, l'hanno distrutta, la stanno distruggendo, ma si vede, ma il problema è che si vede proprio quotidianamente, ce l'hai davanti agli occhi, le persone che vanno in giro con la mascherina, in bicicletta da sole, ma sai che cos'è anche? Che la nostra è una provincia che è sempre stata bene e
e credono che sia ancora così, credono che sia ancora l'isola felice, quindi accettano ogni disposizione, ogni cosa che viene detta. Questo è il problema. Sono soggiogati. Ci sono stati casi di bambini positivi? È iniziata un po' un'isteria anche nelle scuole lì da voi o ancora non si sono sentiti, insomma, casi di questo tipo? Guarda, noi sono saliti con i contagi, i positivi, chiamiamoli così, asintomatici, ma positivi, e stanno salendo anche nelle scuole qualcosa, qualche bimbo era positivo, adesso ancora non hanno messo in quarantena, quindi siamo in attesa di vedere come va a finire. Ecco, io ho paura di fare ogni tipo di pronostico perché è spaventoso. Le istituzioni locali come si stanno comportando? Voi siete una provincia autonoma per cui avete ampi margini di discrezionalità. Come si sta comportando lì il governo locale di Bolzano rispetto a questa emergenza? Ma guarda, al lockdown passato si è comportato come fosse un'istituzione federale, ecco, diciamo, sceriffi federali, i sindaci hanno fatto delle limitazioni alla libertà che noi abbiamo sottolineato ovviamente come riserva di legge assoluta, proprio, posso dirlo, infischiandosene totalmente. E hanno deciso di limitare le uscite della libertà, non so, ai 100 metri da casa, chi usciva oltre i 100 metri prendeva multa, insomma, ognuno decideva un pochino per conto proprio. Il presidente della regione poi ha aperto, diciamo, come prima regione in tutta Italia, negozi, attività. Da un lato siamo stati contenti. Dall'altra, chiaramente, si è comportato come fosse il presidente non solo della provincia, ma bypassando quello che è lo Stato. Ecco, questo ha dato un pochino fastidio. La vostra, Cristina, è una città di frontiera. C'è stata una differente reazione rispetto all'emergenza fra la comunità italiana e quella tedesca? Allora, no, forse non è stata proprio una differenza tra italiani e tedeschi, e in questo caso penso che si siano comportati uguali, hanno paura, hanno tutti paura. Forse un pochino di più il mondo tedesco è un pochino, dico un pochino più distaccato, però il problema è cioè, la chiusura mentale dilaga. Si vedono anche da voi scene di isteria intorno a gente che non ha la mascherina, che viene redarguita, allontanata, o sono più rari lì queste scene? No, ci sono, e come che ci sono? Ci sono persone che litigano anche per le strade perché non si mantiene il distanziamento, perché non hai la mascherina. No, ci sono state anche durante il lockdown proprio scene di persone che dal balcone urlavano. No, ma io penso che sia una realtà vissuta un po' in tutta Italia, questo, oppure perlomeno nelle zone maggiormente colpite. Ecco. Cristina, quali sono le tue proposte per Bolzano? Perché hai deciso di candidarti sindaco e cosa vuoi fare? Quali sono gli obiettivi che ti sei prefissato? Allora, intanto la candidatura perché abbiamo deciso di portare il messaggio, no? Il programma dell'uscita dall'euro comunque è sempre come fulcro del nostro programma elettorale, anche perché chiaramente ripercussioni anche nella parte locale. E noi abbiamo messo in tutto il programma, abbiamo fatto un programma di 14 pagine dove ci sono le macro criticità, ma anche quelle piccole del quotidiano. Abbiamo voluto, al di là della prefazione, che chiaramente dell'uscita dell'euro, di sensibilizzare la gente alla possibilità reale di poter andare perlomeno in un altro binario e di far capire che esiste un altro binario, che è possibile, insomma, pensare in maniera anche autonoma. E quindi il nostro obiettivo è quello di fare in modo che la gente conosca un'altra possibilità, un altro pensiero, non solo quello unico, e poi chiaramente tutte le micro criticità di una città nel quotidiano, quindi i giovani, gli anziani, abbiamo dato tanto posto, appunto, tanti punti agli anziani, ai disabili, all'essere umano. Il punto centrale è la parte proprio ideologica di Vox. E abbiamo voluto sottolinearla, abbiamo voluto evidenziarla anche nei manifesti, proprio tornare
ad essere umani, perché è questo che purtroppo manca. Siamo un prodotto, siamo un qualcosa che serve e non delle persone. Quindi questa è la campagna elettorale, punta principalmente sull'essere umano. Cristina, che campagna elettorale hai fatto? Hai incontrato molta gente, hai fatto molti comizi, molti incontri. Com'è stata la tua campagna elettorale? Cosa ti dicevano i cittadini di Bolzano, per prevalenza quando li hai incontrati? Guarda, io ti confesso che noi per fare questa campagna elettorale ci siamo fatti aiutare da un attore teatrale, perché la politica è anche teatro, no? Insomma, bisogna anche saper muoversi. Per cui abbiamo fatto una bella, davvero, dico, ci siamo anche divertiti, faticoso, ma divertente anche. Abbiamo fatto, per esempio, la presentazione della lista del candidato sindaco, candidata sindaco della lista. È ambientata proprio alla fine degli anni 50, nel boom economico, mi ha fatto vedere che l'Italia si è rialzata dopo anni di dopoguerra ed ha conosciuto un grande boom economico. Quindi ci siamo vestiti tutti da fine anni 50, è stato anche divertente, devo dire, e abbiamo dimostrato che l'Italia, se vuole, riesce a rialzarsi. L'importante è volerlo. Abbiamo cercato di ricordare il passato, non perché siamo fermi nel passato, ma bisogna proiettarsi nel futuro sapendo di avere le forze per poterlo fare, ecco. Quindi ci siamo vestiti con i costumi degli anni 50, siamo arrivati con una 500, con la macchina proprio del grande boom economico, e la nostra campagna elettorale è stata l'insegna della solarità, nonostante il tema, non ci sia niente da ridere sul tema. Però abbiamo voluto far prevalere appunto le emozioni, il sorriso anche del messaggio. Già un messaggio difficile quello che portiamo. Se lo portiamo col muso lungo, allora veramente non andiamo da nessuna parte, ecco. Cristina, tu prima dicevi, questa è una città, Bolzano, dove la gente è abituata a vivere bene, non è una delle zone più ricche d'Italia, dove insomma scene di esclusione sociale, di grandi sacchi di povertà e miseria non se ne conoscono. Secondo te questa crisi economica, il lockdown in aggiunta alla crisi economica strisciante, ha peggiorato anche da voi la situazione o continua ad essere Bolzano un'isola felice? No, 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 ha peggiorato e come? L'isola felice è l'apparenza. Cercano ancora adesso anche col sindaco uscente, di mantenere proprio la facciata di isola felice, di percezione e non di reale danno o di reale problema. Si parla di percezione, mentre invece qui i negozi chiudono, la gente perde il lavoro, è una Bolzano che quella che era prima è terribile, è un ricordo sbiadito. È una città che non riconosciamo più, non usciamo più neanche di casa. Ma il problema è che la gente si sta abituando anche a questo, cioè non vede, non paragona ciò che realmente era una volta con quello che è adesso, accoltellamenti. Noi eravamo abituati a uscire di casa, sotto casa, lasciare la macchina con le chiavi sopra. Ecco, adesso non usciamo quasi neanche più di casa, per cui. Oltre la povertà, oltre la sicurezza che non c'è più, adesso ci si mette anche le catene mentali, qui mi viene proprio, cade a pennello la rana bollita, ecco, siamo nel pentolone, direi che siamo proprio nel pentolone tiepido. Cristina, qual è il rapporto fra la comunità tedesca e quella italiana? Insomma, è un'unica città, Bolzano, o è ancora divisa in due correnti che si guardano un po' con sospetto? Guarda, è brutto dirlo, ma è ancora divisa, anche se si cerca di fare di tutto per amalgamare queste due culture, due etnie che effettivamente hanno due visioni anche diverse. Per quello che riguarda il nostro pensiero, il nostro sovranismo, abbiamo lavorato tanto sul gruppo italiano, perché la maggioranza di noi è il gruppo linguistico italiano, ecco, noi dividiamo, siamo chi di gruppo linguistico italiano, chi di gruppo linguistico tedesco, ecco. Però abbiamo qualcuno anche del gruppo linguistico tedesco e anche, sembra strano pensare, ma anche il mondo tedesco comincia a pensare proprio che questa Europa
non va. Quindi diciamo che incominciano un po' la parte tedesca, quella parte che da noi economicamente sta meglio, incomincia ad avvicinarsi anche a questo pensiero. Pochino, pochino, sappiamo che è un lungo, lungo, lungo tragitto da fare, ma da qualche parte bisogna iniziare. Ecco. Cristina, lancia un appello finale agli elettori per votare Vox Italia e per convincerli a votare te a sindaco di Bolzano nelle prossime imminenti elezioni. Prego, Cristina. Guarda, io dico sempre la stessa cosa, dico che siamo esseri umani in primis e purtroppo ce lo stiamo dimenticando, ma ce lo stanno facendo dimenticare. Non c'è più il tempo per fare, per stare anche con la famiglia, ma anche per pensare. Il problema è che ci hanno rubato il tempo per pensare, quindi per cercare di capire che cosa è giusto fare o che cosa ci stanno dicendo che magari non è del tutto giusto. Ecco, in una società, in una città come la nostra, come tutte, dobbiamo prima di tutto essere coscienti del nostro posto, di chi siamo noi, di che cosa pensiamo. Ecco, per cui la mia campagna elettorale è fatta proprio per tornare ad essere umani. Sembra banale, no? Sembra una sciocchezza, ma è così. Quello che ci manca è proprio ritornare ad essere umani. Grazie, Grazie Cristina, è stato un piacere averti con noi, in bocca al lupo per la tua elezione. grazie mille. Ciao, ciao a tutti, ciao. Bene, cari amici di Vox Italia TV, abbiamo sentito la candidata sindaco di Bolzano per Vox Italia, Cristina Barchetti, prima abbiamo sentito Sabrina Banzato, candidata a presidente per la regione Marche, sempre di Vox Italia, insomma Vox è un partito che sta cercando di presentare tutta Italia una classe dirigente in grado di tradurre in realtà le idee che abbiamo elaborato, la proposta politica che abbiamo presentato e che abbiamo insomma, costruito insieme in questi anni di studio e di fatica insieme. Ecco, la regia ha mandato in sovrimpressione i dati per donare in favore di Vox Italia TV. Il nostro è un progetto che si regge soltanto grazie alle libere donazioni di chi ci vuole sostenere. Grazie, alla prossima.